Eccoci a un nuovo appuntamento con lo Zodiaco Svelato, sempre in compagnia di Nicola Arroccese. Ciao Nicola! Ciao Claudio, buonasera a te e ai radinissimi amici video spettatori. Oggi parliamo del segno successivo, nel pieno dell'estate, il segno fisso dell'estate, Destas, che brucia, il leone. Se il sole nel segno precedente era nel segno cardinale, che anticipava la stagione, la più bella, diciamo, quella nella quale andiamo anche un po' a riposarci, questa è quella del segno fisso, cioè dove il sole ci abita, in domicilio si dice in astrologia, ossia il segno dove il sole, nella sua potenza, nella sua magnitudine di espansione, di calore, di socializzazione, di rappresentazione dell'io, di ambizione, di volontà di apparire, volontà di vivere, di gioia di vivere, di felicità, di far dare, poter dare, poter comunicare in ogni modo, così come per analogia o sincronicità, come diceva Jung, abbiamo la natura che mette un po' fuori tutta la sua capacità produttiva. Gli alberi sono ricchi e pronto è il raccolto. Poi verrà il momento di andare un po' a separare ciò che è buono da non è buono. Ed ecco allora la parte della Vergine, segno poi di passaggio all'autunno. Ma in questa fase non c'è tempo di pensare all'autunno, c'è tempo per godere l'esplosione del sole, in questa sua data capacità di esprimere l'io, la potenza della individualità, un po' all'opposto diversamente nel segno dell'acquario dove c'è l'espansione del noi, della collettività, perché essendo c'è segno fisso poi dell'inverno, cioè bisogna stare un po' uniti dinanzi un po' a quello che era il nemico del momento del freddo, della mancanza di raccolto e di bestiame. Se vogliamo vedere un po' la potenza dei pianeti, se la Luna domina il Cancro e lo domina e domina sull'acqua, a chi verrà a dire che raccontiamo ancora, anche se nei segni generali come impostazioni, sciocchezze che si ripetono da millenni e che hanno bagnato la storia dell'uomo, sulla quale le religioni hanno messo miti, sopramiti e caricature metastoriche, diciamo che la Luna ha un tale potere sull'acqua da creare l'alta e bassa marea. E l'essere umano è fatto da oltre il 60% di liquido e di acqua. E con la fase crescente o calante, la Luna influenza per esempio la semina e tutto il mondo vegetale, ancorché quello animale. Se andiamo al Sole, e non solo rappresenta le stagioni, l'alternarsi delle varie fasi e quindi di un tipo di raccolto, di appiattimento nel mondo animale, ma andando un attimino ancora più di lì, se vediamo rapidamente il libro della storia in 30 secondi, vediamo che la civiltà che nasce con l'Egitto e i popoli caldei, assiri, eccetera, per spostarsi poi al mondo greco, poi l'impero romano, poi la potenza inglese, poi Spagna che aveva le sue colonie nell'America Latina come l'Inghilterra in guerra del nord e il Brasile che avrà per suo pezzo il Portogallo che l'avrà con il Brasile. Quindi il potere politico nel corso dei millenni si è spostato, abbiamo detto Egitto, Roma, Inghilterra, Spagna, Portogallo, America e quindi avremmo Giappone e Cina. Cioè si sposta e si è spostato da est verso ovest seguendo il moto apparente del Sole, il potere politico. E il Sole in astrologia mondiale rappresenta proprio i governi, il potere, la forza, il momento che comanda in quel periodo, la capacità dell'impero. Bene, questo è un primo aspetto. Vogliamo chiedere qualcosa da voi chiedere? Sì, classica domanda, quindi Sì, dell'uno aspetti positivi e aspetti negativi del leone, no? dell'altro. In aspetti positivi c'è la sincerità, ovviamente, l'immediatezza, il non velare le cose intorno, l'essere un po' a volte troppo spontanei, troppo immediati, anche un po' troppo sinceri, e legarsi a volte in una maniera che ha ancora quel sapore degli anni della gioventù, non più dell'infanzia cancerina, non più dei gemelli dell'adolescenza, ma qui da servizio militare, diciamo, dove si è commilitoni nel gioco, nell'affetto e nello spirito di corpo. Aspetti un po' al negativo, sempre preso il segno nel senso puro, non alterato poi nel tema natale, sul quale semmai faremo una puntata specifica col tuo permesso, c'è da dire che
c'è un po' di individualismo che è caricato in maniera a volte eccessiva, c'è una certa impulsività, c'è un certo egocentrismo, c'è un certo predominio, un prevaricare, a volte lento, a volte forte, dell'individualismo e della necessità e della volontà di essere io sono, io ho il comando, io sono un po' colui quale deve, può, sa, riesce a gestire. Questo è a volte un po' il limite che, facendolo correre da solo, non sempre poi, e molto spesso arriva alla meta che si è predeterminata, diciamo. Quanto può influire un ascendente sul leone, che quindi abbiamo capito è un segno molto robusto, molto una personalità forte? Certo. Dunque, l'ascendente domina la parte carica interiore dell'individuo, ed è chiaro che qui le variabili sono tante. Se in un altro segno di fuoco, Ariete Sagittario, le va ad esasperare ed gli facilita gli avvii in tante cose, ma gli rende un po' molto complicato riuscire a mantenerle nel tempo. Ovviamente, se invece in un segno di terra, Toro, Vergine, Capricorno, avremo la capacità che ha più difficoltà a far combaciare impulsività con razionalità, volontà di espandere ambizione con la giusta dose al momento giusto capricorniano, però se ritarda poi mantiene nel tempo. Nei segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, bisogna vedere gli altri pianeti se danno una maggiore dominanza all'acqua o al fuoco. Se favorevoli e armonici, avremo il fuoco che fa bollire l'acqua, l'effetto della vecchia locomotiva o della macchinetta antica del caffè. Se invece predominano forti valori dell'acqua, avremo un aspetto più negativo, sarà l'acqua a spegnere il fuoco e non esserne riscaldata. Con i segni d'aria invece, Gemelli, Bilancia, Acquario, avremo la capacità di l'aria ravviva il fuoco, così come può anche un po' spegnerlo. Deve riuscire a far sì che la intelligenza gemellifera o quell'aspetto dell'ipercriticismo che hanno a volte i gemelli puntigliosi riesca a contenere quello che è lo slancio vitale che il sole in questa fase della natura necessariamente, fisiologicamente più che patologicamente, deve, essa vuole e riesce a tenere. Perfetto, grazie Nicola, ci sentiamo. Grazie a te sempre, con un forte abbraccio per questa grande iniziativa come le altre che fai in maniera squisita. Un abbraccio a tutti.